Salve amici, Rino Scorpione. Quest'oggi ho questo amplificatore lineare a 24 volt dell'amico Stefano in Verbania. È un BSA 150. La produzione di questo lineare, più o meno che ricordi, è dal più o meno 84-87, quindi anni 80. È molto piccolo, viene alimentato a 24 volt ed è un monofinale. L'amico Stefano mi scrive una dicitura dicendo che praticamente riscontra una problematica sul LED di accensione con intensità bassissima. Con la strumentazione a sua disposizione dice che ha notato che in SSB funziona, ma in AM non va. Ecco qua, ho collegato il lineare con la 24 volt e già nell'accensione, non so se si nota, il LED sì, si accende, ma si accende molto molto basso di intensità. Quindi faccio una prova. Intanto guardo il pilotaggio dell'amplificatore, cioè del baracchino, scala 20, solita radio, portante, abbiamo 3 watt e sono in modalità AM. Quindi accendiamo l'amplificatore su e cambiamo scala ovviamente, vado a scala 200 e l'amplificatore non difatti non dà i watt, o meglio dà il solito pilotaggio, 6 watt, da 3 è salito a 6, quindi no, non funziona in AM difatti. Spostiamo, ah, un'altra cosa, ecco. Mi accorgo che mi azzera la ricezione. Ecco, adesso è tornata. Adesso è svanita. Tornata, svanita. Tornata. Ecco, i cavi sono buoni perché io solitamente li uso su quell'amplificatore lì, insomma, poi lo stacco e collego e faccio le prove su altri lineari, però immagino che ci sia qualche problema interno, immagino sul relè. Intanto faccio la prova adesso in SSB, quindi SSB è tutto giù. Eccolo lì. La spia è sempre, o meglio il LED, sempre acceso in modo molto scarso. Mi sposto in Uniform Sierra Bravo, ovviamente sono scala 200. Vediamo un po'. Ecco, il relè scatta continuamente. Viene eccitato continuamente, però ola, ola, ola. Mi dai 90 watt 100 di punta, quindi in SSB di fatti funziona. Ecco come si presenta l'amplificatore, è molto piccolo come avete visto. Ho già localizzato la problematica inerente alla LED che non si accende bene, perché ecco questa parte qui sicuramente si muove un po' e c'è una saldatura staccata qui. Eccola lì, vediamo se riesco a farla vedere meglio. Questo punto qua. Quindi questo poi si verrà risoldato. Invece probabilmente ci sarà un problema sul relè perché lo vedo molto ad occhio, molto molto ossidato. Quindi dovrò fare un accurato controllo sul relè. Quindi devo tirare via la piastra, smontare, dissaldarlo e eventualmente sostituirlo. Ovviamente mi accorgo che nel corso degli anni l'amplificatore sicuramente avrà avuto qualche intervento perché le saldature delle varie connessioni si vedono che sono state già rifatte, non sono quelle di fabbrica. Ho smontato la scheda dell'amplificatore. Una cosa strana che ho notato è che praticamente i distanziali che dovrebbero stare sotto ogni vitina in modo tale che il circuito non facesse massa poi sullo chassis, ecco appunto gli stessi distanziali ce n'è soltanto uno, quindi nel corso degli anni l'ipotesi che dicevo prima che è stato riguardato è conferma, anche perché qualche saldatura l'hanno scaldata troppo, l'hanno cotta, ma ecco non è un problema. Qua è evidente che già si è scollata dalla bachelite, ma non è quello il punto, non è un problema. Speriamo di risolvere. Io adesso trovo un relè che posso sostituire perché l'intenzione è quella di
di sostituirlo, anche perché monta un relay a 12 volt, l'amplificatore a 24, ma poi ho seguito lo schema qua, o meglio più che lo schema perché non ce l'ho, ho seguito il circuito, ho visto che lo stesso è attenuato da una resistenza, per cui può lavorare tranquillamente anche a tensione a 24. Ho estratto il relay, eccolo qui. Questo si vede che è già ossidato all'interno. Voglio installare questo qua, è un Finder con le stesse commutazioni, e voglio vedere se risolvo. Tutto risolto per l'amico Stefano in Verbania. Adesso ho collegato, insomma, l'amplificatore e facciamo qualche prova, vediamo se tutto funziona bene. Vediamo un po' se mi sente qualcuno. Aspetta, Roberto! Ciao caro, sto provando un Alfa Lima, con le scuse agli altri amici qua in QSO, e quindi sono riuscito a riparare un Alfa Lima qua e lo stavo testando. Eh sì, ma tu qua mi fai un segnalone 78, tutto al top, quindi funziona, dai, io qua sto erogando punte di 80-90 watt, Roberto. Per fortuna ho trovato un collega che mi ha risposto, quindi adesso scendiamo, giusto per non disturbare, scendo sul canale 37, vado in AM, anzi prima spengo e vedo il pilotaggio. Allora, 10 watt, diciamo, portiamolo a 5 watt, cambiamo scala 200, accendiamo in AM. Ola. Questo secondo me vuole 10 watt in ingresso, vediamo in picco. Ola. Comunque in picco riesce ad arrivare anche a 80. Ola. Invece in AVG con 5 watt di pilotaggio riesce ad arrivare a 15, modulati 25 AVG, ecco qua. Se invece spegniamo di nuovo, mettiamo 10 watt in ingresso, ecco qua, 10 tondi, cambiamo scala, accendiamo di nuovo in AM, mi è partito il compressore, scusate, ecco qua, spento, scusate, questo è il bello della diretta, quindi ho messo 10 watt, scala 200, lineare acceso, e abbiamo 50 in AVG, che in picco diventano 80 watt. Quindi spegniamo tutto risolto, il relè l'ho cambiato, basta che metto il coperchio ed è tutto pronto. Rino Scorpione vi saluta.